si ritorna in diretta a 104 mattina. Siamo tornati allo studio 1 con il signor Aldo Nicolini, il mago. Signore, addirittura. Ma sì, dai, ti volevo promuovere. Aldo, abbiamo una ragazza che ci ha mandato un po' di sms che penso sia una tua fan. Silvia, ci senti? Sì, vi sento, ciao. Ciao. Oh, Silvia, è infatti è una voce incredibile. Anche prima, quando ti ho chiamato al telefono, devo dirtele i complimenti di del signor Rigamonti e il signor Nicolini. Ci ha scritto un po' di messaggi. Questi signori qua. Proprio regaliamo gratifiche oggi. Sì. Ciao, so che Aldo Nicolini è ospite da voi questa mattina. L'ho visto in TV e mi piacerebbe tanto fargli qualche domanda. È possibile? E allora ti abbiamo accontentato, cara Silvia. Ciao, cara Silvia. Da dove telefoni, sì? Beh, siamo dalla provincia di Bergamo. Dalla provincia di Arcore, dai, di la verità. No. Ti ho visto, guarda, sono veramente emozionata, fra l'altro, perché devo essere sincera, è la prima volta che parlo in diretta in radio, quindi è una novità assoluta per me. Anch'io, è la prima volta che rispondo in diretta. Giornata Guinness dei primati oggi. Siamo a posto. Fra l'altro, come dicevo prima, Fabrizio, è una giornata un pochino no, nel senso che non sono riuscita a sentire la trasmissione, quindi vorrei farti qualche domanda, ma chiedo scusa se per caso l'avete già fatta voi prima, insomma, quindi metto un po' le mani avanti in questo senso, scusate. Prego signora, ci dica. Allora, Aldo, ti ho visto in televisione Italia's Got Talent e mi è piaciuto tantissimo il numero che hai presentato. Io vabbè, non devo essere sincera, non me ne intendo assolutamente di magia, però mi piace tanto l'arte, in senso generale. Sei un artista tu? No, però mi piace tanto guardarlo, osservarlo, mi piace viverla anche da spettatrice, da pubblico. E il tuo numero mi è piaciuto tanto, proprio per la novità, una cosa che non avevo proprio mai visto. E infatti la prima domanda che volevo farti era come ti è venuto in mente di portare un numero così, che secondo me è stato veramente particolare, quindi... Ma sai che è una domanda che non mi ha mai fatto nessuno, Cribio? Veramente? Beh, effettivamente... No, io vorrei rispondere, ma c'ho il legittimo impedimento. Effettivamente dire, ma come ti è saltato in mente di staccarti la testa, non è proprio una cosa da tutti, ecco. Ma innanzitutto quando ero piccolino me lo dicevano sempre anche a scuola, un giorno o l'altro dimenticherai a casa anche la testa, perché io sono molto distratto. Beh, a differenza di tanti altri te l'hanno detto ed è stato di buon auspicio. Esatto. Bene, hai un'altra domanda, Silvia? Ma non ho risposto. Silvia, sei contenta della risposta o vuoi qualche problema? Ma no, però non osavo dire a Fabrizio, in realtà non mi ha risposto, quindi... Fabrizio corre come un treno, una locomotiva. Sì, infatti no, per questa figuraccia mi sto autofustigando. Io non ti so dire come ho fatto a ispirarmi a questa cosa. Io ti so solo dire che avevo 40 secondi di tempo per inventare un gioco di magia. Tu dimmi cosa puoi fare in 40 secondi per un gioco di magia. Decapitazione. Devi perdere la testa per trovare una soluzione. Io continuavo a dire sta cosa, devo perdere la testa per trovare, devo perdere ma guarda un po' che ce l'ho sotto mano. Ha dato una lineata al tavolo che ancora un po' si spezzava tutto l'edificio. È caduta la testa, di la verità. È caduta la testa, ragazzi, però non se l'è ancora tirata su e lì così. Ecco, questo è il rumore classico di quando sale la testa. Niente, dai, partiamo con la seconda, vai. Ok, e un'altra domanda che volevo farti, sempre legata appunto al numero che hai presentato, io sono curiosissima di sapere quanto lavoro c'è dietro a un numero di questo tipo, comunque. Guarda, un numero che ti porta... Ti dico la verità, io ho fatto 5 anni di geometra e a momenti arrivavo anche in seconda. Questa è proprio una frecciata da Aldo Nicolini, Esatto. Cabaret, humor e magia. Non esageriamo adesso, dopo i cabarettisti si offendono. Però no, insomma, lavoro, bisogna c'è tanto lavoro intellettuale, quindi sarei tagliato fuori, come continuare a dire. No, e poi vabbè, come dire, io che cerco di battere a strada dell'originalità, i giochi me li costruisco anche in casa, perché non mi piace andarli a comprare, Il segreto poi andrà nella tomba. Ok, quindi anche lavoro proprio manuale, nel senso, cioè non solo di testa. Non esageriamo adesso. Nel senso, sì, non solo di invenzione, di costruzione del numero, ma anche proprio artigianalmente, non so come, cioè, posso immaginare. Bricolage. Esatto. Ah, sei anche un MacGyver della magia. Infatti, il posto dove mi riconoscono di più è al brico. Ma ancora qui, grande Aldo, meno male che sei arrivato. Ascolta Silvia, noi ti dobbiamo salutare. Va bene, grazie. Mi raccomando, anche so che hai visto per chiamarci la pubblicità su Facebook di Aldo, piuttosto che su altre cose, la prossima volta ascolta la Ma sempre, devo ringraziare la mia amica Nicole che mi ha chiamato avvisandomi che ci sarebbe stato Aldo.
Aldo, quindi la ringrazio tantissimo. Poi ricordati di lasciare il numero di telefono che è obbligatorio, poi la cena la paga Fabrizio. Ci ha detto che, tra l'altro tu hai detto che non fai niente di artistico. Signori, facciamo un applauso alla cara Silvia perché è appena diventata mamma, vero? Sì, esatto, wow. grazie. Silvia, allora 104 mattina, Fabrizio e Aldo Nicolini. Mi ha già adottato, pensa. Mamma mia. grazie tantissimo. Ma grazie a te Silvia, ti salutiamo e ti dedichiamo a te e a tua figlia anche la prossima canzone, She Said grazie. Plan B. Ciao, stacci bene. Ciao, cara. 104 si ritorna in diretta a 104 mattina, siamo tornati allo studio 1 con il signor Aldo Nicolini, il mago. Signore, addirittura.